Molte sono le tecniche che ci vengono proposte quando ci rivolgiamo al medico estetico. Ci sono i filler, c'è il botulino, ci sono i peeling, però quando il viso è un po' rilassato, quando abbiamo perso i contorni del nostro ovale, che cosa dobbiamo fare? No, queste tecniche non bastano perché tecniche che portano via la mimica, tecniche che aumentano i volumi, possono dare qualche volta anche un peggioramento per aumento del peso del viso. E quindi a nostro aiuto è venuta una nuovissima tecnica, sono gli ultrasuoni focalizzati. Gli ultrasuoni focalizzati non nascono in medicina estetica, gli ultrasuoni focalizzati nascono nel trattamento dei tumori profondi. Perché? Perché sono un trattamento che riesce a fare delle distruzioni localizzate profondamente senza dare assolutamente nessuna alterazione a livello cutaneo. Un ultrasuono quando attraversa la cute da solo, non, come sappiamo, non produce nessun danno, però quando vengono focalizzati in determinati punti possono dare una distruzione localizzata del punto in cui si vengono focalizzati. Questo cosa serve nella medicina estetica? C'è un particolare apparecchio che focalizza gli ultrasuoni a delle profondità predeterminate, l'operatore segue esattamente la profondità della focalizzazione attraverso un'ecografia e qui praticamente il collagene dello smas, che è la fascia muscolare che ricopre i muscoli del volto, viene danneggiato. Viene danneggiato e il collagene si accartoccia, quindi ritira il suo volume, il paziente già esce con un aspetto praticamente di lifting. Ma questo aspetto non durerà, dopo qualche settimana il paziente tornerà come prima, però l'organismo riconosce questo collagene denaturato e lo sostituisce con un collagene nuovo. Quindi questo tipo di trattamento con ultrasuoni focalizzati è un vero ringiovanimento del volto, non è una tirata come si può avere in un lifting o altri trattamenti così, ma un ringiovanimento reale per ricambio di un collagene vecchio con un collagene nuovo.